ferito e beato dal grande amore, ho difilato dal grande amore, lieto e beato. Bloccato, non si può passare. Ma dobbiamo trovare una via d'uscita. Ma noi, nella vita cosciente, con altrettanta intelligenza e fantasia, dobbiamo saper organizzare al meglio la nostra difesa. Io penso che la Banca di Roma potrebbe costituire un'eccellente protezione. Sì, ma scusi, i soldi... Ma io non mi occupo di questioni finanziarie, ma di problemi psicologici. Per il resto ci pensa la Banca di Roma. Segua il mio consiglio e le sue angosce notturne saranno sconfitte. Mi piace pensare di aver seguito un buon consiglio e mi auguro da questo momento in poi notti serene. Le stesse che auguro anche a voi. Buonanotte. Signora Waldenberg, era la donna più bella del mondo, un olandese che abitava sopra di noi quando facevo il ginnasio. Signora, si lascia aiutare. Signora, si lascia aiutare. Le porto il seguito. Iai Kanetnir, iai Bentochen, Junge. Ma non sono più un bambino, sono un dirigente di azienda, un uomo importante, rispettato, temuto. C'è qualcuno che può tradurre? Sì, io. Dice che nel profondo sei rimasto un bambino. Portiere. 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 Esci fuori piano piano, Paolo, e guarda la lampada. Un'espressione che mi spaccava il cuore. Anche adesso mi viene da piangere. Ma perché tiene il suo leone in cantina, umiliandolo, degradandolo? Su via, non lo faccia piangere. A volte l'orgoglio, la fierezza e anche una certa aggressività possono farla sentire più sicura. Ecco un quadro astratto, per esempio. Al di là delle suggestive geometrie, lascia intravedere strutture solide, razionali, che danno un senso d'ordine, di protezione. Lo stesso che può darle la Banca di Roma. C'è la Banca di Roma. Segua il mio consiglio. Il mio suggerimento. E le sue angosce notturne saranno sconfitte. Mi piace pensare di aver seguito un buon consiglio. E mi auguro da questo momento in poi notti serene. Le stesse che auguro anche a voi. Buonanotte. Ma sì, sono felice. Prego. Bella giornata, vero signore? Bella? Fastosa, direi. Oh. Svelto, sali anche tu. Vieni qui sopra. E vieni. Oh, guarda, sta arrivando il treno. Proprio adesso che avevo deciso di dir tutto a mia moglie. Aiuto! Aiuto! Aiuto!
Il rischio è gravissimo, non c'è tempo da perdere. E la salvezza non è quella che suggerisce la bella signora, cioè salire sull'albero. Lei deve diventare macchinista e frenare in tempo per evitare la catastrofe. Caro amico, il timone della vita sta nelle nostre mani. La Banca di Roma può venirle in soccorso nell'indicare la via giusta. Sì, ma scusi, i soldi... Ma io non mi occupo di questioni finanziarie, ma di problemi psicologici. Per il resto ci pensa Banca di Roma. Segua il mio consiglio e le sue angosce notturne saranno sconfitte. Mi piace pensare di aver seguito un buon consiglio. E mi auguro da questo momento in poi notti serene. Le stesse che auguro anche a voi. Buonanotte.